Ragazzi, buon God Day e bentornati incredibile su un nuovo episodio di Palworld. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati senza essere riusciti a catturare il mammut. Come vedete sono riuscito a catturare un mammut. È veramente forse uno dei peggiori mammut che esistano in tutto il gioco. Non so se state vedendo anche la passia della codardia. Non l'ho mai testata, la testeremo in questo video incredibile. Siamo a livello 30, mi pare, ho fatto quasi 3 livelli rispetto al video scorso. Ho fatto qualche sferetta verde, certo per fare queste ci vuole sempre un sacco di minerali. Ho costruito il moschetto e la pistola artigianale che vi avevo promesso le avrei costruite e ho scoperto un piccolo problema. Ok che ho la pistola, ma per fare i proiettili mi serve la polvere da sparo, che non ho assolutamente idea di dove si trova. Serve lo zolfo, quindi dobbiamo assolutamente trovare lo zolfo. Quindi ho costruito le nostre prime armi da fuoco. Ho catturato un mammut che testeremo, ho fatto qualche livellino. Questo è il team che ho usato nel farming off screen. Ho usato Pandina, che l'abbiamo catturata nello scorso episodio e sinceramente è fortissima Pandina, perché ha il pugno rotante, è veramente forte. Poi abbiamo Giga al 28, Neve, vabbè, lei l'ho chiamata Megumin, e poi abbiamo Tempesta. Forse sostituiamo King perché il mammut mi dà l'idea di tank, quindi almeno un tank ce lo vorrei avere in squadra. Ho fatto un'altra cosa fichissima che vi faccio vedere. Ho sconfitto questo mammut qui, solo ammazzando questo mi ha fatto salire un livello. Come vedete di esplorazione non sono andato avanti perché questo abbiamo fatto tutto quanto insieme. Questi due non li abbiamo affrontati, però li faremo in un altro episodio. Non so dove siano le miniere di zolfo, quindi dovremo cercare in mezzo alle montagne. Una cosa che ho fatto è stato crearmi una base, che vi faccio vedere, che è una base vuota, la uso solamente perché c'è una marea di farming di minerali. Tanto questo era un consiglio che mi ha dato un ragazzo, cioè farti una base che userai solo per il farming. Eccola qua, io qui veramente non ci costruirò niente, però qui c'è il farming di questa roba qui, di questi minerali sus. Quindi vengo qui, metto il cinghialotto e mi prendo tutti quanti questi mineralotti. Un altro farming che è qui vicino è accanto alla chiesa abbandonata. Qui avanti ce n'è un altro gruppo di questi qui, quindi quando ho bisogno di minerali, da oggi in poi vengo qua, vado là e in mezz'ora prendo tutto. Dobbiamo portare avanti la base, dobbiamo costruire la fabbrica per la produzione in serie di sfere e il generatore elettrico, però servono minerali sus. Guardate la roba che serve per fare questo e per fare il generatore elettrico. Dove stava il generatore elettrico? Come vedete serve una marea di cose che adesso non abbiamo ovviamente. Ho portato su Vixi perché un ragazzo mi ha scritto un commento che se fosse vero mi cambierebbe completamente il gameplay, cioè che se porto su Vixi lei invece di generarmi sfere normali, denaro e frecce, mi genera le sfere verdi. Però non mi ha detto a che livello devo portare le Vixi, quindi io l'ho portata a livello 1. Però ho paura sarà a livello massimo per fargli fare le sfere verdi. Per portare su Vixi devo catturarne veramente un botto, quindi ci vorrà un bel po' di tempo. Schiudiamo queste due uova, vediamo un po', siamo magari fortunati. Vediamo un po'. Un altro Panking, e vabbè. E un Flambelle. Ah, questa non ce l'ho. Ho trovato questo che non avevo nell'altro episodio, questo specie di riccio. Però sono rarissimi da trovare i ricci. E ho catturato anche Nox. Che carino! Quando piange versa lacrime di magma. Mazza quante robe fa. Adesso ce la mettiamo subito qua dentro, assolutamente qua. Facciamo un cambio su solo allora. Pandina la mettiamo, il mammut lo mettiamo in squadra perché lo voglio testare. Io questa la vorrei mettere qua a lavorare. E poi fammi pensare, che potremmo metterci in squadra? Se lei è il tank abbiamo un altro spazio libero, che potremmo mettere? Ci mettiamo Shot in squadra? Pandina la mettiamo qua. Vabbè, facciamo questo cambio su, vabbè. Tra l'altro ho scoperto una cosa figa, che se io li sollevo e lo lancio da qualche parte, lui dovrebbe capire cosa fare. Esatto. Volevo costruire la scatola refrigerante in realtà, perché non ce l'ho. Si dovrebbero conservare di più, no? Un dispositivo per rinfrescare la base. Vabbè, mettiamolo qua. Facciamo pure questo. Però a zobraio, eh. Tutti a lavorare. Vai! Vedi che il tempo va avanti lo stesso? Io pensavo che... vabbè. Quindi è inutile mettere il cibo qua dentro? No, vabbè, forse non l'ho capito io. Vabbè, allora riprendiamoli e li usiamo, visto che non vanno sprecati, mi dispiacerebbe. L'obiettivo di oggi è assolutamente trovare lo zolfo. Allora, le Vixi io a quanto pare le devo catturare tutte, perché, come avete detto... perfetto. Proviamo a esplorare da quella parte. Ah, un dungeon? Questo non l'ho fatto. Livello 13. Vabbè, vabbè, forza. Allora, non è che lo zolfo si trova nei dungeon? Mi sta venendo questo dubbio sus, che dite? Quando è in squadra cattiva si occupa di portare i bagagli aumentando il peso massimo che poi trasportare. Ah, ma pensate che è utile. Si fa ridere che uso ancora l'arco, ragazzi, sono a livello 30. Non è che questo è lo zolfo? Sai le risate? Oh, mamma mia, che benessere. Quindi lo zolfo si trova nei dungeon. Questa è una gran cosa. Questo mi mette voglia di cercare tutti i dungeon adesso. Tanto guarda, se salto io salta pure lui. Ah, Mao non ce l'ho! Oh, dov'è? Catturiamo Mao. Mao
Già che l'abbiamo trovato, ragazzi. Poi magari mi segno sulla mappa dove sono i dungeon. Off camera vengo qui, farmo questi cavolo di cubetti di zolfo. Ok. Però è bello, eh? Ecco. Ciondolo di perizia e manuale avanzato. Vediamo un po'. Libro che riporta scoperte dei codici che ho usato per ottenere un po' più di tecnologia. Ah, figo! Allora io continuerei a esplorare a questo punto. Guardali! Ma sono fortissimi! Simpaticoni. What? Ecco, questo io non l'avrei fatto, Tempesta. Perché hai attaccato quella creatura? L'altra volta avevamo incontrato il piccoletto, non l'ape grande. Allora, quelli sono ape piccole e c'è l'ape grande. A questo punto faremo una mossa molto azzardata. Vediamo un po'. A questo punto mi verrebbe quasi voglia di catturare la regina. Che dite? Ci proviamo? Tutto questo è colpa di Tempesta, voglio ricordarvi, eh. Se Tempesta si fosse fatta i cavoletti suoi, tutto questo non sarebbe mai successo. Allora, io direi di fare una mossa molto furba. Allora, è il momento di testare il mammut, ragazzi. Che dite? Vai. Diciamo che il mammut non sta andando molto secondo i miei piani, eh. Ok, vai! Danno incredibile. Cioè, capisco che è una sola, però non pensavo fosse così sola. Il mammut ha deciso di non collaborare. Un pal veramente inutile, fantastico. Oh, e questo chi è? Ragazzi, io non so cosa stia succedendo, non mi fa neanche scendere. Tempesta! Ma papà! Che diavolo sei tu? Ma è carina! Dazzi! Ragazzi, io sto provando a dare una speranza al mammut, ma non ce la fa. È veramente inutile. Io non mi arrendo facilmente. Quindi voglio assolutamente provare a catturare l'ape regina. Allora, io ce l'ho la pistola. Che dite, ragazzi? Testiamo pure la pistola in questo video incredibile. Ma sì. Perché si è messo a fare la T-pose? Ho 3 colpi, ragazzi. È il momento di testare. Beh, vi dirò. Ne valsa la pena. Ne valsa veramente la pena. Si fanno saltare! No, vabbè, ma che figata è! In realtà è pure il moschetto. Ho un colpo. Quanto farà male il moschetto, ragazzi? Beh, credo l'abbia sentito. Usa le armi da fuoco in palo, dicevano. Vediamo di catturare la regina. Fortissima la regina, oh. Meno male che ne abbiamo un po'. Ah! No! Mi stanno aiutando questi due cosi? No, però no. Ok. C'era con me? Mamma mia! Che avventura! Dove siamo finiti? Oh, meno male, ho trovato pure il falò della felicità. Spostamento sbloccato. E prendiamoci pure la nota. Oh. Prima cosa ci andiamo a riparare subito la roba e mettiamo immediatamente a fare lo zolfo. Ripariamoci tutto perché, come vedete, i pal diventano veramente aggressivi. Cemento, polvere da sparo, assolutamente il massimo. Vai. 40 di polvere da sparo e potremo fare un po' di proiettilini. Abbiamo trovato il piccoletto e la regina, molto carina. Questa è fantastica. È sempre gentile con i pal solitari. Quando parla di pal inizia a diventare piccolo, fumi immediatamente tradimento. Che carina, adorabile. È carino che li puoi salvare, giustamente loro vengono con te. Allora io quasi leverei lui, che intanto non ci serve, e metterei la regina. Il mammut mi ha deluso tantissimo, infatti mi sa che mi riprendo il pandino. Rimettiamo il mammut qui, che mi ha veramente deluso, a meno che ne trovo uno più forte, ma per adesso non. Ci rimettiamo il panda è fortissimo. C'ha il pugno rotante, ragazzi, che è tantissima roba. Per concludere l'episodio, che dite, voglio provare a fare qualcosa di assurdo? Allora, andiamo un po' a capire chi è, ma. Wow, guarda che scena incredibile. Questo è un livello tattico. Dai, livello 31. Fammi pensare. Allora, io continuerei a fare peso trasportabile, mi sa. Ho vita. Vita, va. Prossima volta facciamo quello. Per quanto riguarda la tecnologia, io me li terrei questi punti. Perché non so cosa ci può servire andando avanti, capito? 17 azurobe. Ah, mi sa che finiremo l'episodio catturando le ultime due mante. Poi saliamo di livello.
Oddio, che dolcezza è! È la versione di Manowar di Dradini. Ragazzi, lo so, se sentite un rumore incredibile, perché si sono messi a pulire davanti all'ufficio. Adesso! Ok, fighissimo quello a fare, ora lo catturiamo? Dai, me ne serve un'altra. Allora, sembra fighissima lei. Ok, vai. La cattureremo, perché questa è molto bella. A parte che mena come un fabbro, eh. Fra tutti i momenti in cui si potevano, secondo voi, mettere a fare cose incredibili, secondo voi, proprio adesso dovevano mettersi, secondo voi, a pulire adesso, che dovete fare? Ragazzi, oggi è andata così. Vorrei cercare di non ammazzarlo, ovviamente, magari. Ok. Vediamo un po' se ce la facciamo. Eccola qua. Maestria estrazione. Ok. Irrigazione livello 3. Mamma mia. Ma dai, un ricetto di ghiaccio. Questo è parente di quello elettrico. Direi che abbiamo recuperato. Oggi episodione veramente pesante. Mi piace. E quello che è? Bron Sherry? E io volevo chiudere l'episodio, pensa un po'. Stiamo sbloccando cose importanti. C'è pure un altro palla giù che non ho mai visto. Vediamo un po'. Questo non mi sembra molto complicato. Ah, questo vuole per forza la sfera verde. Va bene. Facciamone un po' di ferita ancora. Ok. Ricordiamo che ha 2 di vita. Lo dico sempre perché... Ok, meno male. Bron Sherry, questo pure ci mancava. E ne avevo visto un altro. Eccolo. Quello laggiù che diavolo è? È una torta che cammina? Ragazzi, non so se state vedendo cosa sta succedendo. Ci sono 2 mammut che si stanno affrontando. Io adesso farò la mossa del campione e catturerò il mammut in difficoltà. Questa è la natura di Palward. Dai, dai, che ha 1 di vita. Su, dai. C'è veramente 1 di vita, ragazzi, non sto scherzando. Non volevo usarla. Dai, la dorata, dai, se neanche la dorata ci ho provato. Niente, doveva andare così. Doveva andare così, niente. Mozzarina? Come mozzarina? Cioè, una mucca l'avete chiamata mozzarina? Chi è stato il genio che l'ha pensata questa cosa? La mozzarina la prendiamo. Mozzarina. Ok, abbiamo trovato pure mozzarina. Gran motivatore, va bene. Non si può dire che oggi non abbiamo trovato tanti palle, ragazzi. Sembra fortissimo. Van Wyrm. Io sto colpendo tutto. E questo che è? Oh! 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 Boni! Questo... Guarda quanti pali assurdi! Guardali! Cattivissimi! C'hanno l'elmo! Da medico! Medievale! Oh! Catturiamo tutto! Catturiamo tutto! Questo... A me fanno ridere questi qui che c'hanno 2 di vita. Veramente 2 di vita. Questo è andato. Questo pare un demone, che figata. Wow, wow, wow. Mamma mia, raga, però. Dai, c'ha 1 di vita, ve prego. Capisco che c'ho quelle proprio scrause, però dai. Ok, mamma mia. Basta, 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 basta. Allora, lassù c'ha una torre. Quella l'ho vista. Andiamo a sbloccare pure questa a sto punto. Quello lo vediamo la prossima volta a sto punto il dungeon. Mettiamo a fare i proiettili. Abbiamo pure le bombe a frammentazione, che secondo me sono tanta roba. Allora, ci servono proiettili per moschetto e pistola. Facciamo questi intanto, eh. Facciamone il massimo, vai. 400 colpi, dai. Ne ho trovato una marea di pal nuovi che a questo punto vedremo la prossima volta, ragazzi, che è tardissimo. Va bene.
Lo sapevo, possiamo fare la sella pure per questo affare. Ragazzi, io direi che per questo episodio incredibile può finire qua, abbiamo fatto un sacco di cose. Prossimo episodio finalmente cominceremo a usare le armi da fuoco e vedrete come cambierà il modo di giocare incredibile. Io off camera mi catturerò un pochino di palle, la prossima volta andremo a esplorare che cos'è questo bushi incredibile e proveremo a catturare questi altri pal giganti incredibili. Ah, ecco che volevo vedere, il pal che abbiamo trovato, boss, che sembra fighissimo, dove sta? Al 17, questo sembra veramente forte, infatti mi sa che faccio una cosa sus. Mi sa che Shota ce lo mettiamo qua e mi metto in squadra questo, perché non abbiamo neanche uno acqua. Proveremo a fare così incredibile. Il prossimo episodio la proveremo la signorina. Fa un po' vedere. È bellissima lei. La proveremo sicuramente. E proveremo pure la sella nuova. Magari ne cattura uno meglio di quell'affare volante. Certo, mi dispiace abbandonare la tempesta, però ci accompagno per 10 episodi. Insomma, penso sia ora di cambiare pennuto volante. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Ci vediamo alla prossima puntata.